Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura ancora aggiornamenti per quanto riguarda il sisma che ha colpito le province di Rieti ed Ascoli e Piceno perché il Consiglio dei Ministri ha nominato Vasco Errani, commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei scusate, dei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso. Il commissario, riferendo direttamente al presidente del Consiglio opererà in eh, coordinamento con le amministrazioni statali, in raccordo con i presidenti delle regioni interessate dal sisma e con i sindaci, nonché in stretto contatto con l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone per definire piani, programmi e risorse necessarie a ricostruire edifici pubblici e privati, oltre che le infrastrutture. Uh, il neocommissario uh, intanto è atteso uh, nelle zone terremotate intorno alle 15 uh, dove uh, visiterà per prima cosa Amatrice, uh, questo almeno si apprende da fonti del uh, comune uh, reatino e intanto la terra continua a tremare, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata alle 5.53 vicino ad Amatrice, secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di, prof di profondità ed epicentro a 2 km da Amatrice, 9 da Campotosto in provincia dell'Aquila e 10 da Accumoli. Eh, in precedenza, alle 3:55 una scossa di magnitudo 3.1 era stata registrata con epicentro ehm, a Castel Sant'Angelo sull'Ennera in provincia di Macerata e anche vicino Norcia Norcia dove ieri c'è stata anche una forte scossa di terremoto che ha provocato anche preoccupazione nella popolazione al momento fortunatamente non si registrano nuovi crolli ora ci spostiamo a Teramo perché questa mattina nel giorno di riapertura delle scuole materne l'assessore Luca Antoni ha fatto il punto della situazione sugli edifici scolastici rassicurando i genitori sulla sicurezza ehm, dei plessi. Eh, vi ricordo che nei giorni scorsi ci sono state numerose polemiche per gli edifici scolastici lesionati. Sentiamo il servizio di Elisa Leuzzo. Oggi riapertura degli asili comunali qui a Teramo, primo giorno per i bimbi che rientrano anche se pochi visto che alcuni ancora sono in vacanza. Eh, qual è la situazione attuale degli edifici che i tecnici del comune hanno comunicato all'amministrazione? Nei giorni passati eh, i tecnici del comune, eh, io insieme a loro, abbiamo fatto dei sopralluoghi eh, in tutti gli asili eh, di proprietà del comune, quindi i nostri cinque asili più il micronido che è andato in gestione a una cooperativa e proprio ieri ci hanno lasciato un'attestazione dove i tecnici dichiarano che la situazione dei nostri nidi non è cambiata rispetto a periodo antecedente sisma e quindi certificano l'usabilità degli edifici. Nel frattempo si stanno controllando anche le scuole materne, una parte sono state già verificate la scorsa settimana, altre sono oggetto di verifica in questi giorni, insieme poi a seguire le elementari e le medie chiaramente dobbiamo andare molto spediti. Qualora eh, si dovesse rilevare qualche particolare condizione, eh, ci sono gli, diciamo, i tecnici della regione a disposizione per dare un supporto diciamo, tecnico. Chiaramente anche i dirigenti scolastici ci hanno chiesto di fare un attimino il punto della situazione, quindi per martedì pomeriggio eh, è prevista una riunione. Con cui eh, vedremo un attimino quello che è lo stato degli immobili a quella data e potremo confrontarci insieme a loro e decidere eventualmente il da farsi. Oggi ci troviamo nella struttura di via Diaz, una struttura ristrutturata. Di... Così come era stato detto dall'amministrazione comunale che ospita 40 bambini. Ecco quali sono i lavori nel dettaglio che sono stati fatti qui? Allora, i lavori che sono stati fatti sono dei lavori di miglioria eh, che sono terminati per quanto riguarda il nido e che stanno terminando finiranno tra qualche giorno eh, nella parte della materna che viene ospitata da tutto questo istituto. I giorni scorsi c'è stata una lettera aperta da parte di un tecnico, nonché eh, padre di un bambino che frequenta la San Giorgio. La San Giorgio non ha subito danni eh, dal terremoto a quanto pare però ha un certificato eh, che risale al 1968. Su questa situazione, quindi sulla San Giorgio, cosa state facendo? Il comune sta facendo delle verifiche con i propri tecnici che sono dipendenti comunali. Eh, se eh, l'ingegnere capo riterrà in base a quello che andrà a rilevare, di chiedere l'ausilio di personale in più da parte della Regione perché ci sono delle particolari criticità, lo farà, ma credo che eh, nel giro di pochissimo tempo ce ne darà anche comunicazione. Quindi eh, io aspetto comunque i report. Sarà ricevuto sabato in Vaticano da uh, Papa Francesco il cane Leo, protagonista assieme al gruppo Cinofili della questura di Pescara del ritrovamento della piccola Giorgia Pescara del Tronto, salvataggio diventato simbolo del terremoto del 24 agosto scorso. Ieri, e vedete proprio le immagini, Leo assieme al gruppo dei soccorritori ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel, ospite a Maranello del Premier Matteo Renzi, che nella sede della Ferrari ha organizzato un incontro bilaterale nel quale discutere anche dei fondi straordinari da destinare all'emergenza terremoto e soprattutto alla ricostruzione post-sisma. E c'è un'altra notizia che riguarda il terremoto. Sono 4.079, numero sostanzialmente invariato rispetto a ieri, le persone assistite in seguito al eh, sisma a uh, renderlo noto è il dipartimento di protezione civile che specifica come eh, 1129 persone eh, trovino alloggio nelle strutture messe a disposizione nella regione Lazio, 1256 nelle Marche, 1160 nelle aree eh, predisposte in Umbria e 534 persone alloggiate nelle aree allestite dalla regione Abruzzo. Ed ora lasciamo la pagina del terremoto e ci occupiamo invece di argomenti ehm, che riguardano la nostra regione, in particolare l'ACA, eh, questione che approda in Consiglio Comunale a Pescara e critica il, la posizione del Movimento 5 Stelle che chiede chiarezza e trasparenza. Ieri è scaduto intanto il termine per la presentazione eh, delle candidature per quanto riguarda il nuovo amministratore unico dell'ente. Vincenzo Di Baldassare infatti è arrivato a scadenza di mandato e nei giorni scorsi sono state tante le polemiche proprio sul nuovo assetto dell'ACA. Vediamo intanto il servizio di Paolo Renzi. Si parla in Consiglio Comunale in questi giorni della questione ACA, eh, da una parte la maggioranza, dall'altra l'opposizione. Qual è di pillo invece la posizione del Movimento 5 Stelle? La posizione del Movimento 5 Stelle è semplice e l'abbiamo illustrata nel, nell'intervento durante il Consiglio Comunale. C'è cioè quella del Partito dell'Acqua che eh, c'è, rimane ed è consolidato anche da quelle che sono le voci del futuro nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'amministratore unico dell'Aca. Eh, purtroppo quella che è stata la gestione da parte del, di, di Baldassarre Nonostante ci siano state sicuramente migliorie, ma rimangono comunque delle spese enormi, tipo, per esempio, 10 milioni di euro spesi per l'energia elettrica o 5 milioni di euro spesi per la gestione dei depuratori come voce generica. Quindi, comunque ci sono molte, molte cose da migliorare, rimangono comunque delle passività pesanti, e quindi noi speriamo che la ripubblicizzazione dell'ACA, come da percorso iniziato nel nel 2012, possa realmente concretizzarsi con, questa nuova, con questo nuovo amministratore unico. Ma secondo voi, cosa si dovrebbe fare in futuro per far sì? Che l'ACA possa davvero funzionare? Bisogna tener conto che c'è stato un referendum nel 2011 che ha sentenziato che l'acqua è pubblica e quindi la gestione deve essere pubblica, come sta avvenendo, come è avvenuto in altre città italiane e dove la cosa sta andando bene. Quindi non vedo il perché non si possa provare, ripeto, portare a termine quel percorso che è iniziato nell'aprile, se non mi ricordo male, del 2012 da parte anche del Forum dell'Acqua e da parte anche del dei sindaci di quel periodo. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico a Pescara si registrano i primi problemi. Questa mattina davanti a Palazzo di Città alcuni studenti della sede di Porta Nuova del Liceo Scientifico Da Vinci, 10 sezioni per 200 ragazzi hanno manifestato dopo lo sfratto dai locali di Via Brandano, Angolo Via Vespucci, gli studenti che hanno esposto uno striscione con scritto ci avete reso nomadi. Chiedono eh, di conoscere quale sarà la nuova sede della scuola. Questa mattina, proprio per cercare di risolvere il problema, il preside del Da Vinci Giuliano Bocchia ha chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, anche malgrado il comune. Non abbia competenza in materia, la competenza infatti è delle province, ha dato la disponibilità a rendersi utile nel caso fosse possibile. Prevista a tal proposito la convocazione di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti interessati per affrontare le problematiche evidenziate dal Preside nell'incontro con il primo cittadino. È una notizia di cronaca. Adesso un infermiere di 60 anni di Lanciano è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una giovane donna ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Frentano. Il provvedimento cautelare in carcere è stato disposto dal GIP Massimo Canosa su richiesta del PM Rosaria Vecchi. Secondo le indagini condotte dalla polizia. La paziente ehm, avrebbe denunciato eh, la grave vicenda di abuso sessuale commessa nel gennaio scorso, la donna era ricoverata per una grave patologia psichiatrica per la quale aveva tentato anche il suicidio, l'uomo approfittando della sua funzione, sempre stando alla ricostruzione degli investigatori, eh, si era recato nella Camera di Degenza dove, con la scusa di praticarle l'elettrocardiogramma, aveva tentato di baciarla sulla bocca e eh, poi aveva anche eh, proseguito eh, verso le parti intime. Torniamo adesso a Pescara. Le associazioni ambientaliste criticano ancora il Comune per la vicenda del taglio degli alberi, contestando anche la mancata comunicazione alla cittadinanza. Sentiamo. Siamo con Nicoletta Di Francesco del WWF Chieti Pescara, qui a Pescara per parlare di questa vicenda del taglio di alcuni alberi da parte dell'amministrazione comunale. Voi eravate e restate fermamente contrari, però il comune dice che alcuni alberi sono pericolosi per l'incolumità pubblica. Noi non discutiamo su questo, noi discutiamo sul fatto della trasparenza e della mancata comunicazione che c'è stata con le associazioni che facevano parte del tavolo verde. Abbiamo chiesto l'incontro al sindaco con la sospensione, almeno fino a venerdì, degli abbattimenti per poter discutere e raccontare le nostre opinioni fondate, non casuali. Però finora c'è stato confermato l'incontro per venerdì alle 11.30 ma senza sospensione dell'abbattimento. Qui non ci stiamo. Quindi eh, intanto per il momento questi, questi tagli, questi abbattimenti di alberi proseguiranno. Nel merito invece qual è la vostra ehm, posizione? Noi eh, non discutiamo sull'abbattimento, discutiamo sul fatto che molte analisi sono, analisi sono state fatte soltanto dal punto di vista visivo. Chiediamo ulteriori accertamenti, abbiamo visto che gli alberi abbattuti eh, finora sono soprattutto quelli che forse sembravano più sani. E aspettiamo perché vorremmo veramente vedere cosa si vuole fare di questo verde urbano che appartiene a tutti con i costi dei cittadini, perché i costi sostenuti dal Comune sono costi dei cittadini. Raccogliere le migliori risorse per contribuire alla redazione del piano regionale della qualità dell'aria. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e il vicepresidente Giovanni Lolli hanno incontrato i rappresentanti di Confindustria Abruzzo per ascoltare le istanze che provengono dal mondo dell'imprenditoria alla luce della carta di Pescara, il nuovo strumento regionale in fase di elaborazione che detta gli indici sulla qualità dell'aria. Partendo dai dati dell'Arta, Confindustria presenterà una relazione nella quale sarà indicato l'attuale carico inquinante delle aziende alla luce anche dei numerosi cambiamenti che si sono registrati negli ultimi anni con diverse imprese che hanno dismesso la produzione riducendo quote di aria inquinata. La Regione Abruzzo ha chiesto a Confindustria di mettere nero su bianco la reale consistenza del carico inquinante in modo da tracciare un quadro più realistico in funzione proprio della redazione del nuovo piano. Il 2, 3 e 4 settembre a Pescara si terrà la festa dei giovani democratici, un'occasione di confronto per parlare anche di referendum fra gli ospiti anche il governatore della Regione Sicilia Rosario Crocetta. Frattarelli, 2, 3, 4 settembre, importante appuntamento a Pescara con la festa dei giovani democratici. Sì, la prima vera festa regionale dei giovani democratici, la prima festa dell'unità dell'organizzazione giovanile del Partito Democratico. Inizieremo il 2 settembre toccando il tema della Regione, un dibattito quindi a carattere regionale, insieme al Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, insieme ad altri consiglieri, assessori regionali del Partito Democratico della nostra Regione, per eh, discutere invece alle ore 21 eh, del referendum costituzionale. Insieme a Stefania Pezzopane, insieme ad Antonio Castricone ed altri esponenti anche del No, saranno in confronto a, due voci, a più voci. Il 3 settembre invece parleremo di Europa con l'onorevole Massimo Palucci, l'eurodeputato Massimo Palucci, Elena Gentile e Luciano D'Alfonso. Mentre il 4 settembre toccheremo il, uh, il tema del sisma, del terremoto, quindi dell'emergenza e della solidarietà. Insieme a Mattia Zunino, che è il segretario nazionale dei Giovani Democratici, Marco Rapino, segretario regionale del PD. E Stefano Albano della Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici, nonché un diciamo, concittadino Aquilano, e Giuditta Pini, la deputata del PD eh, di Modena. Per concludere, il 4 settembre diciamo, oh, concluderemo al meglio la festa con il concerto dell'artista di Latina eh, Calcutta, che ha registrato in, tutta il tour, in tutto il tour estivo il Sold Out, quindi siamo sicuri che anche a Pescara si replicherà una grande festa. Il meglio dell'arte Circense internazionale a metà ottobre si darà appuntamento a Chieti per la prima del tour europeo destinato a fare grandi numeri. Andiamo a vedere insieme il servizio. I più noti acrobati e performer internazionali del Cirque du Soleil e del mondo riuniti in uno show che avrà come tappa d'anteprima Chieti. Ah, Alice, accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico: oltre 15.000 spettatori in nove show, tutti sold out. Sosterrà nel capoluogo teatino a metà ottobre in una tenso struttura allestita nei pressi dello stadio Guido Angelini. La nostra città è stata scelta tra poche città in Italia proprio per le esibizioni in anteprima eh, di questo spettacolo. Sarà ospitato il 14, 15 e 16 di ottobre, eh, ci saranno quattro spettacoli nella zona dell'antistadio Angelini Tiscalo. Siamo onorati anche perché la nostra città ha dimostrato recentemente di saper accogliere e ospitare questi grandi eventi. Vi attendete anche tante presenze? Sicuramente sì, ci cioè aspettiamo molte presenze, presenze chiaramente che verranno sicuramente anche da fuori, dalla nostra città. Eh, perché sarà sicuramente un evento eh, che avrà una portata quantomeno regionale, anche perché parliamo di quattro spettacoli con capienza di 1700 persone, quindi una struttura sicuramente significativa. Adesso torniamo a Teramo. Yame Festival con eh, polemiche tra eh, organizzatori e comune. La manifestazione organizzata dal circolo Arci Officine Indipendenti, dopo eh, vari cambi di location si terrà proprio nel circolo di Via Vezzola. Lo Yame Festival, terza edizione del Festival delle Officine Indipendenti di Teramo, evento conclusivo della rete dei Festival Indipendenti Teramani, quest'anno è condito dalle polemiche sollevate dagli organizzatori nei confronti del Comune per problematiche legate alla location. Inizialmente infatti il festival si sarebbe dovuto svolgere alla villa comunale con il patrocinio del Comune, successivamente però la Giunta avrebbe fatto marcia indietro negando sia la villa sia il mercato coperto location alternativa. Il perché? Questa è la lettura di Giorgio Giannella. Il risultato è che oggi eh, non siamo nella condizione di poter ospitare questa manifestazione pubblica, una manifestazione tra l'altro che eh, avrebbe previsto, come stiamo facendo a livello nazionale, una raccolta fondi per i terremotati tramite eh, nel parco della villa comunale una cena per il sisma con la, la matriciana, piatto tipico, eh, che sicuramente ci portava a un risultato importante eh, per come siamo con abituati noi di concepire Iniziative pubbliche non come eventi, ma come iniziative che devono coniugare con la musica e non solo eh, anche un impegno sociale. Eh, probabilmente al comune, al sindaco in persona. Il nostro risultato nella ricorsa al TAR non è piaciuto, eh, di una polemica che ha alimentato da solo quest'estate, eh, alla quale non abbiamo risposto, ma oggi lo facciamo. Se il sottoscritto, perché poi era molto personale, deve imparare a leggere le sentenze, eh, farò questa promessa nel momento in cui lui capirà quello che è scritto nelle sentenze. Dunque il festival si farà, ma nella sede del circolo Arci Officine Indipendenti di Via Vezzola in più ci sarà una raccolta fondi per i terremotati. Il... Il programma prevede due dibattiti, uno venerdì alle 18.30 con i rappresentanti della Banca Etica sulla finanza etica e i rapporti con gli enti locali. Domenica invece ci sarà un dibattito con SmartTeat e SoundReef che sono due società che si occupano di diritti creativi e diritti d'autore in maniera diversa dalla SIAE Venerdì sera ci sarà il concerto Rocksteady dei Quentins sabato del duo americano di Chicago The Living Dead e domenica ci sarà una serata in collaborazione con Archie Gay con una drag queen Lady White e DJ Stefania Persiani Proseguiamo nella pagina degli eventi dal 3 al 18 di settembre al Circolo Aternino di Pescara mostra personale di Dennis Bacchetti dal titolo Tutui Atti Innocenza della Precarietà L'innocenza della precarietà, questo è il titolo di questa mostra che si tiene a Pescara siamo con Silvia Moretta, curatrice della mostra vogliamo un attimo parlare di questa mostra e soprattutto di questo titolo, cosa significa? Sono lieta di tornare al Circo Laternino perché questa mostra sarà inaugurata sabato sera dalle 21.30 proprio in un luogo a me molto caro l'artista è Dennis Bachetti, inauguriamo la sua mostra personale dal titolo appunto Tutuiat, innocenza della precarietà L'artista è un pittore astratto che ricongiunge tramite la sua pittura si ricongiunge alla, a tutto quel filone dell'astrattismo informale perché nella sue opere c'è anche una forte componente scenica e gestuale e il titolo è una parola segreta, definiamola così: è in effetti il mostro visualizzato dal pittore al tempo della formazione del suo immaginario, quindi quando era piccolo, il tempo dell'infanzia. Peraltro l'inaugurazione Sarà ricca di contaminazioni, se posso definirle così. Perché diversi artisti e intellettuali hanno partecipato anche alla redazione del catalogo della mostra Tutu Yat. Poi una grande novità, Circola Termino entrerà un pianoforte a coda che sarà suonato da due compositori e pianisti che sono appunto Marco Arturo Messina e, um, e Mario Mariani. Um, ultima novità sempre per la sera dell'inaugurazione avremo la proiezione in anteprima assoluta di due cortesie Metraggi, ehm, che eh, hanno il titolo Bon Vol di Bacchetti, Cholet Torzolini del 2015 e L'Uomo Nero proprio di Flavio Cholet. E adesso apriamo la pagina dello sport calcio di Serie A in primo piano. Nell'ultima giornata di mercato non ci sono stati colpi eh, dell'ultimo eh, minuto in casa Pescara. L'organico dunque resta quello dell'ultima settimana, eccezione fatta per le cessioni di Nicastro, Aresti e Selasi. Oggi intanto amichevole a Colonia Paese alle 16.30 contro il San Nicolò, già incontrato nel corso della preparazione precampionato nel ritiro di Palena. L'incasso sarà devoluto alle popolazioni terremotate. Il servizio di Andrea Costantini. Massimo Oddo lo aveva detto nelle conferenze pre-post Sassuolo. Il mercato è chiuso, abbiamo due alternative in ogni ruolo e restiamo vigili solo per cogliere delle opportunità che il mercato ci può concedere. Ed in effetti il Pescara non ha portato a compimento movimenti in entrata, ufficializzando solo alcune minori situazioni in uscita. Ma l'ultima giornata è stata comunque convulsa perché i dirigenti del Delfino quelle opportunità hanno provato a coglierle. Nel pomeriggio si era sparsa la voce di un interessamento, niente meno che per Antonio Cassano, finito in rotta di collisione con la Sampdoria e il presidente Ferrero, ma il talento di Bari Vecchia ha detto no a tutti anche a chi ci ha provato veramente come il Palermo, mentre in casa Pescara il presidente Sebastiani aveva subito smentito l'interessamento. Il testa a testa su obiettivi comuni col Palermo quasi un antipasto di una probabile lotta salvezza, ha caratterizzato il pomeriggio ma alla fine nessuna l'ha spuntata non è stato così per Pietro Iemmello che ha firmato con il Sassuolo e in terra Emiliana Resta la squadra di Eusebio Di Francesco ha infatti Ceduto Trotte Falcinelli al Crotone, e allora Iemmello tra campionato e Europa League le sue chance se le giocherà. Testa a testa per l'attaccante argentino Gonzalo Berghessio, che nel pomeriggio è arrivato a Milano, non ha avuto esito l'incontro tra gli agenti del calciatore e i dirigenti biancazzurri. Sull'Argentino c'è stato anche il pressing del Chievo, ma il discorso col Pescara potrebbe riaprirsi prossimamente, essendosi svincolato dai messicani dell'Atlas. Dal Trapani secco no alla partenza di Bruno Petkovic e come se non bastasse nei minuti finali è stato offerto al presidente Sebastiani Pablo Daniele Osvaldo, già accostato nelle settimane precedenti, ma l'ingaggio è fuori portata. Anche sul fronte difesa, giornata movimentata con una serie di ritorni di fiamma dopo un minimo ammiccamento con l'albanese Arlind Getty, ora di proprietà del Torino era stato allacciato il discorso con Guglielmo Stendardo, accordo praticamente trovato per un contratto di un anno più un altro in caso di salvezza ma Oddo, non potendo garantire un ruolo importante da titolare all'ex Atalanta, a meno di una cessione di un difensore azzurro già in rosa ha bloccato l'affare. Infine il Delfino ha ritentato la pista Yao, ma nulla da fare per il difensore promesso dall'Inter al Nizza. Sul fronte delle uscite ufficializzate oggi le cessioni del portiere Simone Aresti a titolo definitivo alla Ternana con un anno di contratto, del centrocampista Ransforz Selasi che va al Novara in prestito con diritto di riscatto e dell'attaccante Francesco Nicastro finito anche lui in via al Perugia. C'è una notizia proprio che riguarda il mercato che si è chiuso, ma per il Pescara non è ancora finito perché eh, si riapre la pista eh, Berghessio. Berghessio che appunto può essere tesserato in quanto svincolato, come abbiamo sentito nel servizio di Andrea Costantini, dai messicani dell'Atlas, e dunque Berghessio ha rotto. Con il Palermo e potrebbe avvicinarsi sempre di più allo stadio Adriatico. Vediamo nelle prossime ore quali saranno gli sviluppi di questa trattativa che va avanti ormai da giorni. Noi adesso scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo. Teramo che dopo la prima sconfitta nell'esordio stagionale adesso a Lumezzane adesso avrà la prima partita in casa lo stadio Bonolis arriva il Bassano allora andiamo ad ascoltare il difensore Dorazio. Vabbè, ho perso sicuramente c'è stato qualcosa che non è andato bene, quindi cioè, riguardando la partita il primo tempo abbiamo iniziato pure, pur facendo fatica ai primi minuti. 10-15 minuti, però abbiamo retto, poi abbiamo creato anche qualche occasione pericolosa. Ecco, stavamo anche per fare gol, quindi poi il secondo tempo siamo rientrati. Eh, abbiamo preso gol subito proprio, appena è iniziata la partita. E un altro, poi poco dopo, eh, non siamo stati in grado nemmeno di reagire. Eh, non c'è stata ecco, la reazione da parte nostra a poter provare almeno a smuovere la partita. o poterla riprendere secondo te perché? non lo so io ho visto ecco, siamo rientrati ecco si vedeva che non c'era pur, pur aver preso proprio dopo il primo gol cioè non ci stava sta voglia di forse la stanchezza o proprio si vedeva che non riuscivamo a, ecco, a ripartire a creare a crea... sì. far male all'avversario ecco. ecco come dissi all'inizio per me l'anno passato da cancellare come per tanti di noi, e, cioè, volevo nient'altro che ripartire alla grande e far bene, e poter dimostrare ecco, quello che non sono riuscito a dare l'anno passato per questa maglia, per questa piazza. Niente, spero di, di poter continuare su questa strada. Spero e sono sicuro che arriveremo al più presto al risultato perché la squadra è. Forte, come, tante, come questo girone in sé per sé è una di, di tutte le squadre abbastanza ecco, forti e che bisogna affrontare con il piglio giusto che non bisogna sottovalutare, perché ecco non bisogna mai sottovalutare nessuno perché alla prima esatto, squadra molto forte, società forte, molto preparata. Vi ricordo che ieri il Teramo, nell'ultima giornata, non ha effettuato colpi particolari almeno nelle ultime ore di mercato. Ma aveva già ufficializzato l'acquisto del centravanti brasiliano Jefferson. Adesso invece parliamo del calcio a 5 perché riparte la stagione del futsal a livello di club. Il rinnovato Pescara calcio a 5 del patron Danilo Iannascoli inizia la nuova stagione. Con, obiettivi, eh, con grandi obiettivi ed ambizioni. Questo pomeriggio ci sarà la presentazione della squadra alle 16.45 presso il Pala Rigopiano, il raduno eh, della squadra è iniziato lo scorso 29 di agosto, eh, assenti i nazionali Luca Leggero, Javier eh, Salas eh, per, eh, che eh, milita nella nazionale eh, paraguayana, Cuzzolino Borruto e Rosa per quella argentina. questi calciatori a disposizione Capozzo, Leggero, Ghiotti, Caputo, Salas, Duarte, Borruto, Canal, Cimanghigno, Petrangelo, Rosa, Valtigno, Cuzzolino, De Luca, Azzoni, Nicolodi, Agostinelli e eh, Tenderini. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. In più vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sia sulla pagina eh, ufficiale della nostra emittente www.tv6.it che sulla pagina YouTube eh, di eh, tv6. E dunque grazie ancora per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.